Chi di voi si è mai imbattuto nel termine serverless? Se andate a leggere quello che si intende per serverless, vi potete imbattere in qualcosa di questo tipo. L'elaborazione serverless permette agli sviluppatori di creare più rapidamente applicazioni, eliminando la necessità di gestire l'infrastruttura. E questa cosa l'ho presa non in un sito a caso, ma sul sito di Microsoft Azure. E quindi la domanda, diciamo, sorge spontanea. Come faccio a fare applicazioni che richiedono un server senza averne uno? Perché alla fine serverless significa questo, letteralmente, senza server. E quindi facciamo chiarezza. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo di elaborazione serverless. Ma prima di cominciare, spolliciate questo video, iscrivetevi al canale perché tanto per voi non costa niente e supportate il mio lavoro. E se volete ulteriormente supportare il mio lavoro, potete anche offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link, come al solito, lo trovate qui sotto in descrizione. E quindi proseguiamo e andiamo a capire per cosa si intende per elaborazione serverless. Prima di capire per cosa si intende per serverless, dobbiamo fare diversi passi indietro. Qualsiasi applicazione ha un front-end e un back-end. Il front-end è quello che vediamo proprio, con cui noi interagiamo, mentre il back-end sono tutti quei processi che noi non vediamo, ma che avvengono dietro le quinte per fare una determinata operazione o più determinate operazioni. Facciamo proprio un esempio banale terra-terra, YouTube. Il front-end è quello che vi permette di guardare questo video, mentre il back-end è tutto quello che accade quando noi carichiamo un video sulla piattaforma. Se voi non lo sapete, il video viene ricompresso, vengono determinati i sottotitoli in maniera automatica, vengono fatti dei controlli sul copyright per vedere se io sto copiando dei video o comunque spezzoni di video da altri video, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste operazioni avvengono sui server di Google da qualche parte nel mondo. Ora, Google è ricca e si può permettere di avere un'infrastruttura. Perché avere dei server costa. Non solo costa nei termini di acquisire l'hardware per server, ma soprattutto costa in termini di mantenimento. Banalmente serve il rack, il raffreddamento, ma cose anche più importanti, ma che vengono spesso trascurate, tipo la gestione della rete e la gestione della sicurezza. Per un'azienda avere un server è un costo. Per questo motivo, negli ultimi anni si è andati verso un modello leggermente differente, dove ci sono delle aziende che offrono dei server ad altre aziende. Questo modello prende il nome di Infrastructure as a Service, o più semplicemente IaaS, dove il servizio che ti offre l'azienda è un'infrastruttura che tu puoi prepagare. Loro ti forniscono i server, ma poi sta sempre a te saperli configurare. Tu compri uno più server e non ti devi preoccupare di come questi server sono fatti, perché tanti li scegli tu nella loro pagina. E una cosa di questo tipo lo potete fare anche con lo sponsor del video di oggi, Infomaniac. Infomaniac è un'azienda svizzera leader nel settore IT. Fornisce servizi web a 360 gradi, da hosting web, gestione email, fino a servizi cloud avanzati, incluso in public cloud IaaS, di cui vi parlo in questo video. Inoltre, offre la sua intelligenza artificiale basata su Mixtral. Offre anche strumenti collaborativi come il K-Drive, oppure strumenti per fare riunioni con i vostri colleghi di lavoro.
uno dei motivi che mi hanno fatto accettare la collaborazione con Infomaniac è il loro approccio sostenibile. Tutti sanno che i data center inquinano e quindi loro finanziano progetti finalizzati a catturare la CO2 che emettono durante le loro operazioni. Come dichiarato sul loro sito, nel 2022 hanno catturato il 200% della loro CO2 che hanno emesso, quindi il doppio di quelle che hanno generato le loro attività. Infomaniac, il cloud etico. Quindi il problema che IaaS ti risolve è che non ti devi preoccupare di configurare l'hardware, la rete e robe di firewall della sicurezza della rete, ma comunque il server o i server che ti compri te li devi sempre configurare. Quindi hai comunque bisogno di qualcuno che ne capisca di amministrazione di sistemi. Fa risparmiare comunque un sacco le aziende, non solo in termini di capitale investito, ma anche in termini di sicurezza. Certo, se poi metti applicazioni buggate nel tuo server in cloud, sei un deficiente. Tuttavia, a molte aziende non serve neanche questo. A molte aziende serve eseguire dei piccoli programmini, magari scritti, che ne so, in JavaScript o in Python o qualcosa di questo tipo, che fanno delle operazioni più o meno complicate. Perché il problema è anche questo: quando affitti un server utilizzando il modello Infrastructure as a Server, o lo usi o non lo usi, lo paghi comunque, perché tu stai occupando quelle risorse e devi pagare il tempo per cui le stai occupando. Invece, se io volessi pagare solamente per quello che io utilizzo? Beh, e questo è il modello serverless. Tu metti le tue funzioni lato server, quindi le tue funzioni del tuo backend, in uno di questi servizi serverless e ti viene fatto pagare solamente quando queste funzioni vengono in qualche modo invocate e quindi usano le risorse che stanno sempre in quel server. Nel senso che, facciamo un esempio, nel senso che se un giorno io ho uno script che gira 5 volte e in totale utilizza un'ora di processore, io pago solamente per quell'ora di processore utilizzata. Questo sistema è particolarmente vantaggioso per quelle applicazioni in cui i carichi di lavoro sono variabili o addirittura imprevedibili, perché ti permette di evitare di pagare per tante risorse e poi magari sprecarle perché non li usi in maniera costante durante l'arco di una giornata. Quindi, alla fine, in serverless, il server di fatto c'è. Cambia il modello con cui lo sviluppatore si interfaccia. Tu non devi preoccuparti di come questo server è stato configurato. Quello lo fanno loro, le aziende, quello lo fanno loro per te. Metti quelle che sono le tue funzioni back-end che ti servono e quando vengono utilizzate ti fanno pagare solamente quell'importo. Nel contesto di serverless, io per funzioni intendo piccoli blocchi di codice, come dicevo poco fa, in Python e in JavaScript, che eseguono una specifica operazione in risposta a determinati eventi, che ne so, una richiesta HTTP o l'inserimento di un record in un database. E tutto questo viene fatto senza che lo sviluppatore si debba attivare per gestire manualmente l'ambiente di esecuzione di questi script, perché questo è già fatto dalle aziende che offrono servizi di esecuzione serverless. Quindi, se da un lato con IaaS tu paghi per affittare delle risorse server, ma sta a te saperle configurare, con serverless tu neanche questa configurazione del server ti devi preoccupare di fare. Metti il tuo script che attende là che l'evento per cui è stato progettato salta fuori su richiesta, magari, che so, dell'utente. E spesso questo viene fatto mediante chiamate RESTful, di cui ne avevo già parlato in questo video. Perfetto, pinguini! Per oggi è tutto quello che c'era da dire per quanto riguarda serverless. Oggi video breve perché sono nel disagio, sono in prepartenza e prossima settimana, per questo motivo, non ci saranno video perché fisicamente non ho il tempo materiale per farli. E quindi noi ci rivediamo la settimana seguente. E quindi grazie ancora per essere stati qui con me anche oggi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!